questa è la 15ª edizione, dal 28 al 1 agosto, eccoli qua. C'è di tutto, cioè sono 5 serate con 5 stili differenti, abbiamo cercato proprio di raccogliere i temi più differenti. C'è la canzone d'autore, c'è il rock, c'è il rhythm and blues, c'è il pop degli stadio, c'è il Blues Brothers Band originale che viene dall'America in esclusiva per noi. C'è un tentativo unico che facciamo con un'orchestra di 120 elementi insieme a Vandelli e Shapiro, quindi il suono della musica degli anni 60, c'è veramente di tutto, alla scelta. Poi se uno sceglie tutto è meglio per noi. Certamente, poi qui vediamo, lei ha detto Shel Shapiro, Maurizio Vandelli, Piero Pelulli, Stadio Statuto, Gino Paoli. Abbiamo scelto proprio 5 serate differenti, in modo di accontentare più gusti possibili, però siccome la musica collega tutti quanti, siamo sicuri che chi vedrà Gino Paoli sarà anche la sera di Pelù e dei Blues Brothers, cioè ci sarà una comunione di intenti sicuramente. Preparativi come vanno? Vanno tutto bene, da lunedì prossimo cominceremo a montare il palco, cominceremo a razionalizzare gli spazi, le sedute, stare attenti su tutto quello che è la sicurezza, che è poi la cosa fondamentale. È una manifestazione che va crescendo di anno in anno, coinvolgendo anche l'Associazione dei Commercianti di Sant'Alfonso, un po' di tutti quelli che hanno voluto credere in questo progetto. È diventato un vero e proprio festival, quindi ha realisticamente i connotati di una manifestazione che comincia ad avere un respiro nazionale, con degli ospiti di grande impatto come i Blues Brothers che ci saranno il 1 agosto. Vi ricordo che la manifestazione comincerà giovedì fino appunto al 1 e ci saranno, oltre agli appuntamenti musicali, dalle 20.30 in Piazza Adriatico, quindi proprio la rotonda di fronte a Piazza Sant'Alfonso, un grande villaggio del Blue Bar Festival che vi aspetterà con street food, gadget e una fiera del disco e del vinile.